È stata la sala conferenze della Società del Mutuo Soccorso nella zona centrale di Forte dei Marmi la sede della presentazione del progetto della nuova sede della Società Multiservizi di Forte dei Marmi, a cui ha presenziato l'amministratore della società, dottor Verona, il sindaco Bruno Murzi e tutti i tecnici e i vari specialisti che hanno collaborato alla formazione del progetto. L'effetto che vogliamo raggiungere e perseguire è duplice. Innanzitutto dare una sede adeguata ai miei collaboratori e alla comunità degli utenti che usufruisce dei nostri servizi e dall'altro riqualificare tutta un'area che attualmente è in disuso presso la zona della Caranna tramite la costruzione di un edificio che sarà bellissimo ed efficientissimo, unitamente alla riqualificazione di un'area verde di un parco di circa 4-5 mila metri, dove inseriremo dei camini per le persone che vogliono andare a fare due passi nel verde e anche magari un parco giochi per i bambini. Ecco, questo centro polifunzionale. Il progetto comporterà la ristrutturazione della sede ASL nella zona della Caranna del comune di Forte dei Marmi e oltre ad essa verrà riqualificata una zona boschiva adatta a parco pubblico, con la speranza che le poche presenze della zona della Caranna vengano rinfoltite e aumentate da questa zona parco che verrà realizzata adiacente al territorio della sede della Multiservizi. Il progetto è partito essenzialmente dalla necessità di spazi all'interno della sede comunale e quindi siamo andati a vedere quelli che erano diciamo, gli edifici di cui disponiamo per poter essere utilizzati come uffici. Parlando con il dottor Verona della Multiservizi è venuta fuori l'idea di una nuova sede per la Multiservizi, in modo tale che noi potremo utilizzare Piazza Henry Moore per posizionare e delocalizzare degli uffici comunali. E questo progetto si sta rivelando un progetto estremamente importante perché riguarda una nuova sede della Multiservizi ed un parco comunale, tutto da farsi nella zona della Caranna, e noi ci auguriamo che questo possa anche essere un volano per riattivare un po' le presenze e l'economia della zona. Quindi è un progetto complessivo che, partendo dalla necessità di spazi all'interno della sede comunale, cerca anche di portare a un maggiore incremento della frequenza della zona della Caranna. La partenza dei lavori è calcolata intorno alla fine del 2019. I tempi di realizzazione sono intorno ai 16 mesi.